Il cantautore milanese, con il suo Open Tour 2019, ha guidato il pubblico del Teatro Caniglia di Sulmona in un viaggio carico di ricordi ed emozioni, dalle prime canzoni fino ai brani tratti dall'ultimo album Tutto qua, intervallando i suoi maggiori successi con dei piccoli sketch ironici. Ho saputo di qualche squilibrato che è arrivato da molto lontano, no, che ovviamente ringrazio, nel senso che non me lo aspettavo quando mi ha detto che c'erano delle persone che arrivavano da Cuneo, da Bolzano. Una domenica bestiale seduce sempre la platea, ma anche Guido Piano, Rosalina, Sexy Tango, Ti ricordo ancora e Fiori di maggio hanno provocato nostalgie, ricordi e tenerezza anche tra i più giovani spettatori. Il ricavato del concerto servirà per comprare un macchinario all'avanguardia per il reparto di ostetricia e ginecologia di Sulmona. Come vuole sostenere appunto questa battaglia contro la chiusura del punto nascita? Spero di aver contribuito a raccogliere un po' di fondi, perché mi diceva Vincenzo prima dell'associazione che è un macchinario importantissimo. Importantissimo è che poi soprattutto che si può utilizzare come pubblico e semplicemente con un ticket, insomma, che invece di spendere le 300-400 euro per fare indagini di questo tipo. Perché non vogliamo che chiuda il punto nascita di Sulmona. Ma io sono qua anche per questo. Anzi, dicevo a Vincenzo di tenermi informato su quello che succede, su quello che sono riusciti a raccogliere fra me e tutte le altre iniziative, insomma, mi sembra proprio il minimo. Un altro tentativo da parte di un ente vicino alla collettività di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di mantenere aperto il punto nascite. L'obiettivo è quello di mantenere e potenziare il punto nascita qui a Sulmona, il reparto di ostetricia e ginecologia, mettendo... Quando arriveremo all'obiettivo di mettere questo macchinario, sicuramente diventerà un centro di eccellenza a livello interregionale. Una carriera, quella di Fabio Concato, piena di collaborazioni con grandi artisti del calibro di Fabrizio Bosso, che è anche caratterizzata dalla voglia di sperimentare, sempre con l'obiettivo di provocare grandi emozioni. E pensavo che sei nato.